Salve, buongiorno a tutti. Sono Patrizia Iereb, responsabile del progetto di educazione ambientale La straordinaria vita del pianeta blu. Vorrei cogliere l'occasione, per ringraziare tutti coloro che hanno, partecipato attivamente, in particolare, Simone Canese, che, portando la sua esperienza in Antartide ha fatto innamorare grandi e piccoli, Michela Giusti che, ha fatto vedere ai ragazzi cosa facciamo sulla Strea, cosa fa la ricerca, in Ispra, e Angela Paglialonga che, ci ha parlato con tutto l'amore e l'attenzione, possibili delle tartarughe marine, di queste creature che poi i bambini hanno visto andando a Portici al centro di ricerche proprio su questi animali. Ed infine, ultimo ma non meno importante, Tommaso Petocchi che invece ha fatto vedere ai bambini cosa fa Ispra nel campo dell'acquacoltura. Quello che si è appena concluso è il secondo anno del nostro progetto didattico, che ci ha visto collaborare con 8 scuole di Roma e provincia per un totale di 52 classi ed una media di oltre 1000 alunni. Il progetto La vita straordinaria del pianeta blu nasce dal desiderio, di poter comunicare, le nostre esperienze e le conoscenze acquisite, sul pianeta blu, il pianeta delle acque, ai bambini in modo da poter, suscitare in loro, oltre al naturale interesse, anche il senso di rispetto e di, amore nei confronti di questo ambiente. Il nostro progetto si svolge in 12 incontri, durante i quali vengono affrontate diverse tematiche in un percorso multidisciplinare. Mi chiamo Manuele Luongo, sono contentissimo di aver partecipato a questo progetto che ci ha insegnato tantissime cose. Ci ha incuriosito tantissimo, infatti non abbiamo smesso, volevamo anche altri incontri infiniti. Si comincia con la mitologia, le storie e le leggende, per proseguire con la descrizione dell'ambiente acquatico, fonte di risorse, ma anche di continua meraviglia ed indescrivibile bellezza, soffermandosi su ambienti particolari, quali le barriere coralline ed il mondo dei ghiacci, e su animali straordinari, come i salmoni, le anguille, le tartarughe marine. Ti chiami? Monica. Dimmi, Monica. È stato bellissimo stare con l'Ispra ed è stato bello anche andare in questa gita e a vedere le tartarughe. Due incontri sono dedicati al Mediterraneo, fonte di storia e culla della civiltà, ma anche mare dalle caratteristiche particolari e ricco di specie uniche. Ci sono molti tipi di pesci, ma si stressano perché facciamo confusione, mentre nel mare c'è un silenzio così tranquillo. Una cosa. Si parla poi dei problemi che affliggono il pianeta blu e di quanto tutti noi possiamo fare per aiutarlo. Io mi ricordo che quando una medusa ti punge, la devi mettere subito nella sabbia in qualcosa di caldo e va bene anche la pipì. E naturalmente si parla anche di Ispra e del suo ruolo nel campo della ricerca e della sperimentazione legate al mondo delle acque, degli sforzi che il nostro ente mette in campo e degli obiettivi che si propone per aiutarlo. Le pigmentazioni delle tartarughe che hanno sul carapace possono aiutare a scoprire l'età delle tartarughe. Tutta l'umanità si dovrebbe impegnare per proteggere il mare come fosse casa nostra. Ciao, ci chiamiamo Sara, tutte e due. Abbiamo imparato tante cose molte sul cose. mare. Per esempio che non si deve inquinare. La natura non ha bisogno di noi, ma noi abbiamo bisogno della natura. Allora, noi siamo l'Istituto Comprensivo Largo di Nobuzzati e noi abbiamo partecipato come scuola primaria al progetto La vita straordinaria del pianeta blu. E inizialmente eravamo partiti solo con le classi quarte, praticamente il progetto ha avuto un successo tale che gran parte del plesso della scuola primaria ha voluto poi inserirsi e partecipare.
E, il progetto ha quindi sviluppato capacità nei bambini che anche noi insegnanti non speravamo di poter sviluppare, perché il linguaggio degli esperti così semplice alla loro portata e la narrazione di esperienze vissute sul campo e praticamente poi l'impianto complessivo del progetto hanno attirato e accattivato praticamente gli alunni, a tal punto che non vedevano l'ora di settimana in settimana di ricevere questa visita da parte della signora Patrizia in particolare e poi degli altri esperti che con lei si sono alternati nella realizzazione del progetto. Per concludere il percorso fatto insieme, si è deciso di portare i bambini a Portici a visitare il centro di ricerche sulle tartarughe marine, oppure in alternativa a scelta delle scuole ad Ostia, alla Casa del Mare, sede dell'area marina protetta delle Secche di Tor Paterno. Allora, sì, grazie per l'opportunità che mi date di poter dire quanto sia importante fare questa attività di sensibilizzazione nei confronti dei giovani, dei giovani e dei giovanissimi. È tutt'altro che scontata questa cosa, ma io credo che, cioè noi tutti qui crediamo che proprio i ragazzi molto giovani siano il miglior indirizzo della nostra opera di sensibilizzazione e di formazione delle nuove generazioni. Il problema legato alle tartarughe marine è un problema essenzialmente legato all'impatto che l'uomo ha sugli ecosistemi e sul nostro ambiente. La tartaruga marina è una specie che è diventata un po' l'emblema di questo grosso problema, che però è un problema generalizzato. È diventata l'emblema però proprio questa specie perché è una specie che ha avuto storicamente una capacità di adattamento ai cambiamenti climatici naturali, non legati all'attività dell'uomo, ed è quindi paradossale vedere come questa specie, proprio questa specie, ora sia in forte difficoltà e quindi a forte rischio addirittura di estinzione. Ritornando al discorso dei ragazzi, i ragazzi sono la nostra risorsa più preziosa e quindi dobbiamo curare veramente la loro formazione, la loro corretta formazione, il corretto messaggio che diamo a loro, ed è per questo che qui abbiamo allestito alcune vasche che ci permettono di spiegare loro cosa è un ecosistema in buona salute e quali sono invece quegli ambienti, quegli habitat che in qualche modo vengono compromessi dall'azione dell'uomo. Ma questa sarebbe veramente una cosa molto piccola se la confrontiamo con quello che può produrre la sensibilizzazione dei giovani nei confronti di un minor impatto sull'ambiente. Roma Natura è un parco regionale che ha però una caratteristica unica in Europa, che è quella di essere un parco unico ma che gestisce 14 parchi terrestri più una riserva marina protetta, quindi e neanche contigui tra loro. Quindi un'esperienza di sistema di parchi molto interessante. All'interno di questa esperienza è evidente che la riserva marina delle Secche di Tor Paterno, che è una riserva statale, rappresenta un po' un fiore all'occhiello. Sono Valentina Pizzamiglio, guardia parco anteregionale Roma Natura. L'attività che abbiamo fatto stamattina con i bambini è stato un gioco di ruolo, poiché tra le varie attività che noi svolgiamo al mare c'è il recupero e il rilascio delle tartarughe marine in difficoltà. C'è anche da segnalare un rapporto molto buono che siamo riusciti a trovare tra mondo che opera, mondo imprenditoriale che opera in questi luoghi e la riserva, e cioè le tre categorie, diciamo così, che sono quelle della pesca artigianale, professionale, quelle della pesca ricreativa e quella dei diving e dei sub, hanno trovato un equilibrio perfetto con la nostra riserva e quindi spesso diventano anche collaboratori nella difesa. La pesca per il popolamento è una pesca un po' particolare, perché viene fatta innanzitutto con una certa esperienza, perché non è una cosa così a portata di mano di tutti. Io credo che la scommessa in più che possiamo cogliere è quella di rendere sempre più fruibile anche questi luoghi, e quindi le collaborazioni
anche con un ente così importante come l'ISPRA, sono collaborazioni che ci aggiungono dal punto di vista scientifico e ci fanno particolare piacere, ma ci permettono anche di riuscire a parlare sempre di più in maniera anche semplice con un numero più largo di persone. Quindi abbiamo studiato in un modo più speciale rispetto agli altri anni delle cose di scienze e soprattutto il mare. Il mare in particolar modo, un po' perché alla maestra piace tanto il mare, è vero? Sì. Un po' per quello, ma un po' anche perché era il nostro programma di studi di quest'anno. Anche studiare gli animali e le piante che popolano il mare. In questo percorso abbiamo parlato non solo del mare che conosciamo, ma anche dell'oceano e anche di due posti in cui non siamo mai andati, ma che abbiamo potuto vedere attraverso i filmati, no? L'Artide e l'Antartide, due posti dove si vive una vita diversa, sia noi che andiamo. Dobbiamo essere solo ricercatori, possiamo essere, vero? Perché non ci sono tante abitazioni, ci sono solo centri di ricerca. L'abbiamo studiato, l'abbiamo visto. E gli animali anche particolari abbiamo. Animali curiosi, l'abbiamo visto, vi ricordate? Quali animali? I pinguini. Abbiamo visto come in un ambiente in cui l'uomo ama gli animali e non fa nulla per fare del male a loro, anzi li protegge, li cura, li fa crescere, è come fanno gli operatori di ISPRA, e li guardano vivere, gli animali non hanno paura dell'uomo, anzi si avvicinano, vogliono sapere che cosa fa, che sta facendo proprio lì dove vivono loro. Vorrei concludere questo nostro messaggio così come hanno concluso i bambini alla Casa del Mare. Il progetto, a seguito di specifica richiesta in tal senso da parte di alcune scuole, si propone per l'anno scolastico 2019-2020 di aprire le porte al mondo dell'infanzia, con un programma ovviamente appositamente calibrato.